Come sempre con i fumetti Marvel, il racconto dei supereroi si incrocia con la storia che scorre lungo la pubblicazione, quindi questi personaggi sono sempre il riflesso nelle loro avventure di qualcosa che sta succedendo, come diceva Stan Lee, nel mondo fuori dalla finestra. Questa è una delle cose più affascinanti quando si leggono i fumetti Marvel, o come mi è capitato in questi mesi per lavorare a questo libro, quando si rileggono a distanza di tempo. Quindi certamente tematiche come il potere, la gestione del potere, la sicurezza, il controllo dei governi, ad esempio, nei confronti degli Avengers, sono delle tematiche che mi affascinano moltissimo. Alla base delle origini degli Avengers c'è la grande idea di Stan Lee e Jack Kirby di mettere insieme i personaggi più popolari della casa editrice Marvel agli albori nel 63. Però la cosa importante è che questa unione di supereroi è molto diversa da tutte le altre che c'erano state prima, perché sono i cosiddetti supereroi con super problemi. Nel giro di due numeri, Hulk, che è uno dei personaggi fondatori, litiga con il resto del gruppo e viene mandato via. Il leader storico, Capitan America, arriva solo quattro numeri dopo e ha dei continui contrasti con altri membri del gruppo come Iron Man e Occhio di Falco, Hawkeye. Sono personaggi molto più complessi di quello che sembra vedendo dei tizi muscolosi in tutina che lanciano scudi e martelli, perché sono sempre uno specchio della complessità umana. Possono avere dei problemi, dei difetti anche fisici. Capitan America magari è semplicemente un uomo fuori dal tempo, mentre Iron Man ha problemi di cuore. Altri supereroi, altri personaggi Marvel hanno altro genere di complessità, però questo mix di elementi crea quelle frizioni che rendono questo gruppo diverso da tutti gli altri e molto molto umano. Tra tutti gli Avengers, sono tanti gli Avengers che hanno subito crescite importanti non solo sulle pagine della serie Avengers, ma sulle proprie serie personali, no? Come Capitan America, Iron Man. Iron Man in particolare negli ultimi anni ha rappresentato ancora più palesemente il rapporto tra uomo e tecnologia ed è diventato ancora più popolare e anche più ironico, un po' mimando Robert Downey Jr. Di certo uno degli Avengers più affascinanti è la Visione, un robot che viene costruito da Ultron, a sua volta costruito da uno degli Avengers, viene costruito da Ultron per uccidere gli Avengers e che trova una propria coscienza, una propria morale, tanto da ribellarsi al suo creatore e allearsi con quelle che dovevano essere le sue vittime. Un personaggio che ha subito molte trasformazioni nel corso degli anni e che dietro quell'aurea algida ha sempre nascosto una grande umanità. Red Sword è un albo promozionale che viene diffuso qui a Lucca Comics, verrà distribuito nelle fumetterie e nei centri di raccolta del sangue, dove vogliamo provare a spiegare attraverso l'avventura di un supereroe la bellezza della donazione. Donare il sangue vuol dire aiutare gli altri e fare qualcosa di bene per se stessi. È un gesto bellissimo per cui non c'è bisogno di superpoteri. All'interno di Red Sword ci sono anche delle schede informative sulla donazione del sangue per chi non ha mai donato e magari vuole imparare proprio ispirato dai gesti eroici, ma non servono superpoteri per donare il sangue.